Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo gioco che vi porto al day one, e stavolta ne sono sicuro perché sorprendentemente hanno aperto l'accesso al gioco già a notte barra mattina e io ero ancora sveglio, perciò sto registrando la prima puntata già da subito, quindi sono sicuro che lo vedrete a un orario abbastanza decente. Ecco a voi Vampire, perché si legge così, io avevo detto Vampire fino a 30 minuti fa, non l'ho scoperto giusto in tempo. Si tratta, ragazzi, di un gioco che dovrebbe essere una via di mezzo tra gioco di ruolo, gioco action e gioco narrativo. Una storia ambientata nel 1918 in Inghilterra, quindi, insomma, prima guerra mondiale, giù di lì, qualcosa del genere. Impersoniamo un dottore che ha la sfortuna di incappare nella maledizione vampirica e quindi di diventare un vampiro. Dovremo fare delle scelte, dovremo fare delle determinate cose all'interno del gioco, ci sarà una forte narrazione, una forte componente action con combattimenti, questo è quello che so. Mi sono un po' informato effettivamente su questo gioco prima di decidere. Avrei però fatto a meno di farlo se avessi letto da subito chi è lo sviluppatore. E come ho capito, o come ho letto chi è lo sviluppatore, non avrei avuto bisogno di altro, perché lo sviluppatore è Dontnod. Sono quelli che hanno sviluppato Life is Strange. Per quanto mi riguarda, ragazzi, non mi serve altro. Avrei firmato tranquillamente un assegno in bianco, qualunque cosa avessero fatto, che poi è sbagliato da videogiocatore, me ne rendo conto. Ma ci sono alcuni sviluppatori che tu tieni un po' nel cuore per quello che hanno fatto, e quando tirano fuori un titolo, tu tendi sempre un pochettino a fidarti, diciamo così. Ok? Sbagliato, giusto che sia, a me coi Dontnod è successo e credo che continuerà a succedere. Bene, ragazzi, direi, buttiamoci in gioco e vediamo un po'. Slot vuoto. Mi sono fatto un giretto alle opzioni giusto per andare diretti. Nuova partita. In questo gioco la difficoltà è più legata al... Non mi ha fatto neanche leggere. 12 sogni per la regina rossa sotto la corona di pietre. 8 bestie voraci figli di 8 notti di turbamento. 4 unghie straziano la carne del peccatore. Una preghiera per chi ha udito questa canzone di guerra. Forse è il conto alla rovescia verso l'oblio per la città di Londra, un tempo gloriosa. Forse è l'ultimo ballo dei suoi abitanti, lasciati soli ad affrontare la morte. E di fronte all'angoscia e all'ignoto, i mortali hanno un bisogno disperato di risposte. Il volo di uno stormo è un auspicio, la caduta di una stella un tragico presagio. Si rivolgono ai sacerdoti per trovare una spiegazione quando non si trova. Quando la religione fallisce, gli uomini si rivolgono alla scienza. Li ho visti costruire delle città così vacue, delle macchine fatte per una guerra senza fine. Delle nuove domande fiorivano mentre le vecchie risposte appassivano. Che cos'è l'oscurità se non un sole occulto? Che cos'è un muro se non una pietra schiavizzata? Che cos'è un pezzo di vetro se non sabbia torturata? Che cos'è una canzone se non una chiamata alle armi? Che cos'è l'odio se non amore respinto? Che cos'è la vita se non morte sospesa? Potrebbe essere tranquillamente una poesia, però devo dire che si apre benino il gioco, insomma. Però, la morte. Sin da quando la mela fu strappata dall'albero sacro, la mortalità è stata considerata una punizione divina. Un giusto espediente per impedire all'umanità di raggiungere i cieli. Niente di più sbagliato. La morte non è un castigo divino, né tantomeno qualcosa di diabolico. La vera punizione sarebbe non conoscerne mai il dolce bacio. Risvegliati dalle avversità e rinasci. Come on.
siamo in game, completamente buttati all'oscuro di ogni cosa. Ok, camminiamo. Non sappiamo niente, abbiamo sentito solo frasi deliranti, immagini. Adesso tutto in bianco e nero, io che zoppico, sembro rinato in qualche maniera. Sete, ho tanta sete. Oh oh, mi sa che sarai la mia prima vittima. Oh oh, oh cavolo, ma è qualcuno che ci conosce. La voce è bassa, ma la sto sentendo. E lui ha una sete terribile. È tipo la sua donna, la sua... Jonathan, mio adorato fratello, che cosa hai fatto? Ah, sì, era sua sorella. Mary! Mary, no, Mary! No. Mary! Hold on! Resta con me, resta con me, ti prego. Mary! Mary, Mary, no! Cosa ho fatto? Questo orrore è un incubo. L'hai uccisa, mostro! No! No, un momento! Posso spiegare? Uccidetelo! Oh cavolo! Ok, io... Queste pattuglie stanno dando la caccia a me! No, 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 non sparare! Questo è un incubo. Devo andarmene da qui. Allora, saltare non si può. Beh, non è possibile che stia accadendo, comunque ha detto. Oh, non voglio fare del male. Cavolo. Ci vogliono tutti uccidere. Cosa sta succedendo? Oh Mary. Oh Mary, che cosa ho fatto? What have I done? What's all this about? Cosa si tratta? Shit, where'd it go? Dove diavolo dovrei andare adesso? C'è qualche comando per saltare, fare qualcosa? O forse era la strada sbagliata. Aspetta. Aspetta, cosa diavolo? Oh. Macete usa. Attacco da mischia di energia. Premi X per eseguire un attacco da mischia. Attacchi da mischia e le schivate consumano energia. Ah, ok. Ora posso difendermi. Uccidete quella cosa. Aggancia. Ok. Oh. Stay back. Sorry. Mi spiace, ma non mi hai lasciato scelta. Ok. Vabbè ragazzi, mi faccio prendere subito dalla voglia di esplorare e magari trovare qualcosina di simpatico. Anche se dubito che durante il tutorial tutto ciò accada. Who are you? Chi sei? Stupid beast! Sorry. Mi dispiace.
Sventra la gente, intanto mi dispiace. Vai. Allora, capisco che effettivamente non è che ci sia molta scelta, però fa sempre un po' ridere, insomma. Sì, forse dovrei soltanto passare mo in zona tutorial. No, who are you? Christ! What do you want? Il sistema di combattimento non è male, c'è un non è proprio responsivo al millesimo, però scorre bene. Oh oh. Non voglio farti del male, ho bisogno di aiuto. Muori, schifosa sanguisuga. Ascoltami, ti prego, non sto capendo nulla. Taci, bestia. Chi sei? Cosa sta succedendo? Ma che diavolo? Ci penserà il sole a finirti. Vai, vattene. Oh cavolo, ok. Allora, il sole mi fa molto male. Danno aggravato. Il sole mi sta bruciando fino al midollo. Alcuni elementi come il fuoco infliggono un danno aggravato che riduce la tua salute massima. Addirittura. Porca miseria. Il macete ce l'ho ancora, grazie a Dio. Magari c'è qualcos'altro? Negli stipetti? Devo trovare un posto dove nascondermi. Let me go! Lasciatemi stare. Questo spara. Ok. I need to find shelter. Devo trovare rifugio. Sarei d'accordo con te. Ma è tutto un grosso tunnel. Is anybody there? C'è qualcuno? Cos'è questo posto? Questo posto sembra abbandonato. Dovrei essere al sicuro qui. Ok. Diamo uno sguardo, va. Fratello mio, che cosa hai fatto? What have you done? Mary! 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 Mary, mi dispiace. I'm sorry. Chiunque ci abbia fatto questo, giuro che lo troverò. Whoever did this to us, I will find them. Oh, interessante. Allora, qui bottiglia di alcol ho trovato. Allora, ok, gli oggetti ci sono e sono pure belli. Aspetta un attimo. Ah, questa è morta da un po', mi sa. Aspetta, questo è vestito bene. Diamogli un'occhiata alle tasche. Let's run through his pockets. Rubare i morti? Davvero? Io ho l'affitto da pagare. Lui non ha più responsabilità. Guarda. Un orologio d'oro. Carino. Rivendiamolo e dividiamoci i guadagni da bravi becchini. Adesso aiutami a sollevarlo. Ok, sta ricostruendo quello che è successo. Impossibile. Ok, orologio più uno. Quando ho trovato l'oggetto, in effetti stava sbrilluccicando la credenzina. Questo vuol dire che succederà sempre così? Beh, se è così, mi rende facile l'esplorazione.
Ah, attenzione. Johnny, l'abbiamo perso. Dobbiamo andarcene, subito. No, c'è ancora tempo, posso salvarlo. Sta arrivando il nemico. Ci è stato ordinato di evacuare l'ospedale. Fatto. Sopravvivrà. E adesso cosa facciamo? Combattiamo. Uccidiamo è decisamente più facile che curare. Uccidere è decisamente più facile che curare. Che cavolo ho detto? No, non è mai stato facile. Ma ricordi che... Revolver usato, dettagli... Ok, aspetta. Un'affidabile pistola di servizio adottata dalle truppe britanniche come arma di dotazione. Cadenza di tiro, tempo di ricarica, caricatore, stordimento, 45 di danno... E c'è anche leveling? Oh, porca miseria. Revolver eccezionale, revolver perfetto. Se tiro migliorata... Madonna! Ok, questo non me l'aspettavo. Puoi migliorare le armi solo usando un banco da lavoro in un nascondiglio. Ok. Il che vuol dire che trovando i materiali posso fare l'upgrade alle armi che ha dei livelli e un calcolo del danno ben preciso. Questa è una dinamica da gioco di ruolo abbastanza dettagliata. E questo inventario... A una mano, macete usato, a due mani, secondarie, firearms, perché non è tradotto quello, armi da fuoco, armi e componenti, campioni e ingredienti, munizioni, sieri, farmaci, cianfrusaglie, oggetti missione, e poi c'ho collezionabili, inventario, personaggio, la mappa, le missioni, non ne ho nessuna adesso... Menu del cittadino, quartiere sconosciuto. Indagini locali, quartiere sconosciuto. Ok, ragazzi, poi vedo monete, esperienza. È un vero e proprio gioco di ruolo questo qua. Comunque sto anche notando che ho ancora il danno aggravato. Come si fa a curare? Diario insanguinato, 15 ottobre, ho dormito male. Becky ha passato la notte a tossire ed era in preda ai deliri della febbre. In mattinato ho sentito un rumore fortissimo. Proveniva da un grosso macchinario che alcuni uomini hanno portato fino alla riva per scavare una grossa buca. Una specie di badile meccanico. Potrei andare a sentire se hanno del lavoro per me. Becky ha bisogno di medicine. 16 ottobre, ho parlato con quelli del badile meccanico. Pare che stiano scavando fosse comuni in tutta Londra. Misure di sicurezza, hanno detto. Cominciata una nuova epidemia? L'influenza sta tornando? Comunque, non avevano del lavoro da offrirmi. Becky ha dormito un po' stanotte, la fonderia è stata chiusa e nei paraggi non c'è più lavoro. 19 ottobre. Sono stato a Londra per comprare un po' di cibo e medicine. Niente treni. Mi ci è voluto un'intera giornata per attraversare il Tamigi e tornare. Becky sembra stare meglio. Le ho preparato una zuppa e l'ha mangiata. Non ho trovato medicine, ma solo qualche siringa e sonnifero al mercato nero. Siamo rimasti senza denaro. E se domani andassi al Pembroke Hospital? È che è così lontano e ho paura a lasciare mia moglie troppo tempo sola. 19 ottobre. Becky ha vomitato la zuppa poche ore dopo averla mangiata. È così fragile adesso che mi viene da piangere. Dice che di notte sente delle voci può venire da fuori. Dice che vuole mangiare carne. E dove la trovo della carne? Domani sbarrerò la casa per proteggerci dai razziatori. Gli uomini del badile meccanico hanno finito di scavare la fossa comune. Li ho sentiti urlare ieri sera, come se fossero stati assaliti. Ora di qui non fanno che passare piccole imbarcazioni giorno e notte e buttare cadaveri nella buca. C'è una puzza tremenda. Saremmo dovuti andarcene da qui una settimana fa, ma Becky non vuole. Preferirei morire, mi ha detto con un sorriso inquietante. Perché mi tortura così? Becky mi ha appena aggredito, 22 ottobre. Si è lanciata su di me dalle scale e ha cercato di mordermi. Ho dovuto colpirla e lei ha colpito me. Sono corsa di sopra e mi sono chiuso in camera da letto. Adesso la sento piangere e mugugnare di sotto. Ho preso la pistola che avevo nascosto nel soffitto dall'inizio della guerra. Serviva per proteggere la casa, ma sono pronta a usarla per proteggermi da mia moglie. 23 ottobre, non ho chiuso occhio. Becky ha passato la notte a grattare sulla porta pregandomi di aiutarla e farla entrare, ma avevo troppa paura di aprirle. Adesso sto solo aspettando che muoia, non ci vorrà molto. Prego Dio di mettere fine a tutto questo. 24 ottobre,
Avevo troppa fame quella mattina e ho provato a scendere di sotto. Becky era seduta sulla poltrona di fianco al camino. Ansimava come un cane e mi fissava immobile. Solo i suoi occhi si muovevano e seguivano ogni mio movimento. Le ho puntato la pistola sulla sua faccia dolente, ma non ha reagito. Non sono riuscito a premere il grilletto. Così sono tornato nella mia stanza. 25 ottobre. In casa c'è un silenzio tombale, non si sentono più rumori. Becky è morta. Perdonami, amore mio, non sono stato capace di salvarti. Presto saremo di nuovo insieme. Ecco tutta la storia di questo posto. Mi dà anche degli elementi. Tutto This makes no sense. questo non ha None of senso. it. No sense at Proprio all. alcun senso. It's a È un nightmare. incubo, ecco cos'è. That's it. E sia. Devo essere razionale. Ma devo sparare? Cioè, non ho altra scelta. Non mi ha dato una scelta da fare. Ok, e gente, tutto questo era l'intro. Effettivamente continuiamo a non capirci niente dall'interno del gioco. Completamente sperduti. Ah, ed ecco che siamo vivi di nuovo. Adesso scommetto che abbiamo una sete terribile di sangue. Tutto questo è una follia. Non può essere la realtà. Sì, è una follia, ma reale come la luna, che ammansisce la luce solare e la riduce a un tenue bagliore. Che diavolo. Attenzione! Evoluzione! I letti dei nascondigli ti permettono di evolvere e di riposare. Spendi punti esperienza per salire di livello e migliorare le tue abilità vampiresche. Che figata! Allora, inizia selezionando l'abilità disponibile. Autofagia. Autofagia. Prosciuga il tuo stesso sangue per curare all'istante un danno aggravato e normale. Ok. Seleziona il primo livello di autofagia e spendi abbastanza esp per sbloccarlo. Sei salito di livello e ti senti più forte. Premi B per tornare indietro. Allora, hai abbastanza esp per sbloccare un'abilità aggressiva. Scegliene una da sbloccare ora. Vediamo un po'. Artigli, un attacco ravvicinato che può tagliare tutte le creature viventi di fronte a te. Scagli una lancia fatta di sangue che può trafiggere i nemici di fronte a te. Boschia ombra, posiziona una nuvola di ombra ai piedi del tuo bersaglio o ai tuoi. La nuvola esplode dopo un breve periodo causando un danno pesante. Ok, forse voglio gli artigli. O la lancia di sangue. Vabbè, allora, cominciamo con gli artigli, va. Artigli aggressive. Va bene. Andiamo. Perfetto. Comunque, artigli, in quanto predatori naturali, i vampiri hanno ricevuto alcuni doni da madre natura, come gli artigli invece delle unghie. Queste armi naturali possono facilmente tagliare il tessuto e sono molto utili per colpire le arterie di qualsiasi preda. Usa gli artigli e vedrai gli umani diversamente, come carne tenera e morbida. Ah, ora seleziona riposa per salvare le tue scelte. Dov'è? Conferma, immagino. Ok, sì, dov'è riposa? Sangue, senza, morso, supremo, ok. Ah, ok.
voice. Quella voce nella mia testa. Non sono pazzo allora. Ah, intanto, capitolo 1, quarantena. Svolgo le ricerche sulla mia nuova condizione. Capitolo 1, una sete perenne. I must find him to understand. Vabbè. Identifica e affronta il vampiro che ti ha reso tale. Vabbè, insomma, una cosa del genere. Una sete perenne, raggiungi il nord del porto. Bene, allora, le indicazioni sono piuttosto chiare. Mi viene da pensare che questa sia la mappa. Molto chiara anche questa, e va bene. Va molto bene. Allora, c'è qualcos'altro? Mi devo ancora togliere il dubbio sul... ecco, vedi? Guarda un po'. Scellini, 5. C'è una... Ho sentito delle voci. Oh oh. Queste persone mi vogliono morto, devo andarmene subito. Sì, mi sa che è il caso, eh. Non mi piacciono tanto questi caricamenti così brevi da una stanza all'altra. Ecco la sanguisuga, qui! Oddio, che cosa ho appena fatto? Mi gira la testa. Ehi, esci fuori, codardo! Quando è chiusa in chiave. Furba quella bestia. Ok. Ci sarà pure qualcosa che posso raccogliere, no? Tipo... paletto usato. Aspetta, le armi secondarie possono essere usate premendo Y. Hanno degli effetti speciali e consumano energia. Ok, ma che ci devo fare? Va bene. Sembra effettivamente che non ci sia altro da fare qui. Sono ancora a Southwark. Devo raggiungere il West End e tornare a casa. Oh oh. Stordimento. Premi Y per usare il tuo paletto e infliggere un danno da stordimento. Un nemico stordito può essere morso. Ok. Allora, premi A per mordere un nemico stordito. Mordere un nemico fornisce sangue per usare le abilità e ricaricare la tua salute. Ora che hai del sangue, premi RB per scatenare un'abilità vampiresca. Una forza che non sapevo di avere. Ok, RB. Oh! Attenzione, sono gli artigli questi. Questo puzza già. Ok, beh, forse... guardiamoci un po' intorno prima, va. Sa tanto che... ah, vabbè. Me lo dice proprio già. Au. Grazie. Ogni muscolo, ogni fibra del mio corpo è in fibra del mio corpo è in fiamme. Però dovrei cercare di fare tipo uno scatto. Aspetta, questa è una cosa che devo imparare. Muovermi molto meglio di così. Mi sento come un bambino che sta imparando i limiti del suo corpo. Beh, effettivamente. La mia forza, i miei riflessi. Non sono più umano. Scellini, la mira di piombo. Ok, aspetta, ma dovrei... ok, frammento di alluminio. Ok, quindi i nemici tra l'altro droppano le cose. Altro elemento da gioco di ruolo. E beh, allora... diciamo, ragazzi, che mi aspettavo elementi da gioco di ruolo, non un stato del quartiere. Che cosa vuol dire stato del quartiere? Mi stai dicendo che ci sono anche, cioè, il controllo dell'ambiente?
di qualche tipo che adesso non conosco ancora? Interessante. Cos'è questo? Arruolati, il tuo re e il tuo paese hanno bisogno di te. Unisciti all'esercito britannico e aiuta i coraggiosi soldati al fronte. Ok, beh, giustamente. Questo invece? Il tuo re e il tuo paese hanno bisogno di te. Unisciti, aiuta, eccetera. Arruolati pure questo. Ok. My poor sister. Mia povera sorella. Se solo avessi controllato il mio bisogno di sangue. Mary. Qualcuno la pagherà per quello che ti è successo, per quello che ci è successo. For what happened to us. I cannot enter. No. Ah, posso mangiare i topi. Non riesco a credere che io lo stia facendo. Ah, scellini. Questa è chiusa, ma a sto punto è meglio che non la controlli affatto. Oh! This is despicable. Spregevole. Oh mio Dio, che figa. Le vertigini dopo il salto, ora riesco a controllarle. Ah, sarà chiusa anche questa, immagino. Qua c'è qualcosa? Sì. Scellini, 5. Va bene, no, allora è il caso di esplorare bene, perché effettivamente solo le parti che posso aprire poi mi sbrilluccicano abbastanza da essere visibili. Il resto delle cose ci devo andare vicino per notarle e magari raccoglierle, quindi non è così semplice, diciamo così, come pensavo all'inizio. Sembrava un po' troppo facile. Che cosa scoprirò a Londra? Vabbè, sarà chiusa anche questa. Io sto continuando a farlo per così tante domande senza risposta. Beh, effettivamente. Guarda, quello che dovrei capire è se c'è una parata. Ma sembrerebbe di no. 10 scellini. Porto di Limehouse. Stato del quartiere stabile. Un altro cadavere. Da quando le strade di Londra sono diventate un mausoleo? Il sangue di quest'uomo è stato prosciugato, ma riesco ancora a sentirne l'odore. C'è un'epidemia vampiresca, qualcosa del genere. Se ne seguo la scia, forse posso risalire al mio assalitore. Ok. Sensi. Attiva o disattiva i tuoi sensi di vampirischi. Oh! Sangue fresco, l'odore è così forte. Oh mio Dio, che figata! È quello che mi è successo. Quello che mi è successo proprio a inizio gioco. Allora, con questo posso individuare il sangue. Molto bene, qui c'è un baule con 5 frammenti di alluminio e 5 di grasso lubrificante. Sono tutte cose che... Si tratta di potenziamenti con tutta probabilità. Vabbè, allora, seguiamo le tracce. Attenzione qui. It's locked. Niente. Ok. Vabbè, lì non ci vado per niente. Ormai l'ho capita. Ah, questo sta andando da questa parte. There's no one in sight. Non c'è nessuno in giro. Segui le tracce dell'assassino. Io sono d'accordo con te, però vorrei anche esplorare, dannazione. Vabbè, avrò modo di farlo dopo. Credo, perché l'area mi sembra veramente grande. Dove sono andati tutti? L'area mi sembra veramente grande, ragazzi, quindi immagino non sia necessario. In base alla macchina sangue, qui che è stata attaccata la vittima. Quindi quella deve essere la scia lasciata dall'assassino. No.
Mamma mia, questa sete di sangue. Ok. No, un nascondiglio è disponibile nel quartiere. Controlla la tua mappa per trovarlo. Ok, aspetta. Ok, è qui. Che vuol dire? Aspetta. Come ci vado però? Pagina strappata di un diario. Mi odio perché distolgo lo sguardo mentre deridono il mio colore. Mi odio perché piango come una bambina quando mi insultano. Mi odio perché impreco come un ragazzo dopo che se ne sono andati. Mi odio perché odio i miei genitori. Mi odio perché sorrido mentre i clienti mi chiamano Brina la triste. Mi odio perché non trovo il coraggio di dire a Tom cosa provo per lui. Ok. Indizi sui cittadini. Hai appena ottenuto un indizio. Rivela un'informazione segreta su un cittadino o qualcuno a lui collegato. Sabrina Cavendish. Dettagli cittadini. In quanto vampiro hai bisogno di sangue umano per evolvere. La barra della qualità del sangue indica gli esp che guadagnerai se ti ciberai di questo cittadino. Madonna! Gli indizi sbloccati aumentano la quantità di esp. Di esperienza, vabbè. Porca miseria, ci sono tanti indizi su ogni cittadino. Quanti sono i cittadini? Ragazzi, sta diventando tutto sempre più intrigante. La qualità del sangue dei cittadini è largamente influenzata dalla loro salute e dal numero di indizi che hai raccolto prima di abbracciarli. Ok. Sabrina Cavendish. E sono menu del cittadino il porto. E ce ne sono altri. 1. Livello fascinazione. Stato di salute, disinfettato in salute, stabile, grave, critico. Io sono affascinato, ragazzi. Allora, io le voglio seguire le tracce dell'assassino. Però c'è anche da considerare il fatto che a quanto pare avrei trovato... Ah, sbagliato. Avrei trovato un nascondiglio, no? Ah. Non è qui? Come ci entro? Come diavolo ci entro? Ah, ok. Figo. Nascondiglio. Hai appena trovato un nuovo nascondiglio. Qui puoi spendere i tuoi esp mentre riposi o creare oggetti sul banco di lavoro. Proviamoci, ragazzi. Nascondiglio sbloccato. Perfetto. E magari posso navigare da un nascondiglio all'altro? O chiedo troppo? Parte per un'impugnatura normale, parte per un grilletto normale, mi sa tanto che questo vuol dire che sono in grado di potenziare la pistola, forse, forse. Rifornisci tu... Scorte? Che vuol dire? Posso depositare quale cosa anche? Ah, vediamo un po'. Creazione, su un banco da lavoro puoi creare. Farmaci per curare i cittadini malati. Sieri per potenziarti. Miglioramenti alle armi per migliorare e personalizzare le tue armi. Farmaco per l'anemia. Farmaco per la stanchezza. Farmaco per la sepsi. Ok. Armi. Revolver usato. Crea. Ricicla. Ah, per riciclare questa roba. Valore di rivendita medio, questo oggetto può essere riciclato in componenti. Magari lo faremo poi. Adesso però vi vorrei un attimino capire. Migliora. Posso farlo? No, perché mi servono le viti. Grasso lubrificante ce l'ho però. Va bene. Allora, facciamo un po' un riposo.
Ah, ok, e posso spendere l'ESP. Corpo, condizione fisica, migliora la tua salute, aumenta la tua energia, aumenta il tuo volume di sangue, aumenta il tuo assorbimento di sangue quando usi il morso in combattimento. Poi questa è bloccata. Livello 4 necessario. Barriera di sangue. Crea una barriera invisibile che assorbe il danno diretto finché non svanisce o viene distrutta. Coagulazione. Blocchi il sangue del bersaglio nelle sue vene rendendolo indifeso. Tattiche. Esegui una mossa soprannaturale verso il bersaglio e causi danni all'atterraggio. Velodom. Madonna, sono tante. Avrò modo di vederle tutte quante. Migliora la tua salute, aumenta la tua energia. Facciamo un miglioramento alla salute, va. Livello 4. Perfetto. E adesso ho anche queste due. Bene. E questo è il livello 5 necessario. Livello 10 questo. Ah, supreme? Rabbia, abisso, calderone di sangue. No, ok, conferma. La notte seguente. Porto di Limehouse, stato del quartiere stabile. Va bene, ragazzi, allora, io terminerei qua questa prima puntata che ci ha dato tanti, tanti elementi che dobbiamo un po' metabolizzare e capire bene all'interno di tutto il gioco. Però, ragazzi, non mi immaginavo un gioco così ricco di cose. Mo' vediamo come si sviluppa la storia, perché se anche la storia è ricchissima e bella, madonna, questo è un giocone. Non è uno di quelli che si dice doppia A, in confronto ai tripla A, che sono i giochi delle major. Questo sarebbe un doppia A, no? A me non sembra, cioè, se anche la storia è veramente ricca, il mondo è gigante, cioè, a me non sembra un doppia A. Va bene, ragazzi, comunque, per oggi direi che è decisamente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la prima puntata della nuova serie di Vampyr. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo domani. A presto.